Ciao! Come state? Io sto benissimo! Vanessa e Anastasia sono a scuola, io sono a casa da sola, guardate, tutto in ordine, nessuno che urla, nessuno che guarda i video su YouTube. Stavo pensando di guardare però un bel film con tanto di popcorn e Coca-Cola. Voi cosa dite? Andiamo? Dai! Ah, che meraviglia! Quanto tempo che non trascorrevo da sola a guardare un bel film con un buon pacchetto di patatine. Ma quale film guardo? Non ne ho visto praticamente uno perché sono anni che non riesco a guardare la televisione. Ciao, iniziamo! Oh, è arrivato qualcuno? Ma che ore sono? Che ore sono? Forse è arrivata Vanessa, ma no, io non ho voglia che Vanessa sia qua, io volevo guardarmi un film, mangiarmi popcorn, fare tutto da sola. Ho un'idea. Farò finta che è invisibile. Che bello essere ritornati a casa. Ciao mamma. Non ti sento, ma non ti vedo. Vanessa, dove sei? Dai, esci fuori, non ti vedo. Sono già qui. Ma dove? Io non vedo nulla, non vedo nessuno. Vedo solo... Ma cos'è successo? Cos'è successo? Qualcuno mi ha toccata, mi ha spinta. Oddio, Vanessa, cosa succede? Non ti vedo. Percepisco la tua presenza, ma non ti vedo. Com'è possibile tutto questo? Non riesco a darmene una ragione. Mi arrivano delle bambole addosso. Ho paura, ho quasi paura di tutto questo. Vanessa, ti prego, torna a scuola. Aiuto, mi stanno arrivando dei pupazzi addosso. Aia! Ora ragazzi, tanto non mi può vedere. Posso fare tutto quello che voglio. Sono contentissima, mi piace essere invisibile. Wow! Ascoltare i segreti delle persone. Wow! Ma adesso lanciamo i pupazzi adesso a mia madre. Yuhu! Yuhu! Beh, non è che se io non ti vedo tu devi per forza fare quello che vuoi. Tanto guarda, tu fai sempre quello che vuoi. E smettila di lanciarmi queste bambole, questi pupazzi. Mi stai facendo male. Comunque Vanessa, questa cosa non ti spaventa neanche un po'? Tanto lo so che stai fingendo. Vanessa, io non sto per niente fingendo, quindi bisogna capire cosa sta succedendo. Non capisco, ti sento, vedo le cose che mi lanci, i capelli che si muovono. Ma tu dove sei? Dove sei esattamente? Qui. Dove qui? Dove qui? Sento la tua voce, sei su, sei giù, ma non ti vedo. Sono qui. Qui dove? Qua, qui. Dai, smettila di fare l'occhietta. Ragazzi, ma secondo voi Vanessa ci sta credendo che io non la vedo o crede che io stia fingendo? Non la vedo per niente preoccupata, anzi è felicissima di questa cosa. Vediamo come va a finire, soprattutto cosa sta combinando. Non la trovo, non so dove è andata, non so cosa sta facendo. È diventata davvero invisibile, sono stata bravissima. Ma dove sarà? Ma dove sarà? Oddio, che spavento! Ma avete visto qualcosa? Io non ho visto niente. Cos'è stato? No, guarda, questa situazione mi sta davvero preoccupando. Forse ho esagerato a fare questo scherzo a Vanessa. Secondo me lo scherzo me lo sta facendo lei a me. Vado subito a controllare cosa sta combinando. Avete visto cosa sta combinando? E adesso viene a vedere cosa sto facendo io. Oddio, cosa devo fare io adesso? Ah, i pop-it mi rilassano tanto. Ma vedo dei pop-it da soli che si schiacciano. Ma come può essere? Cosa succede? Oddio, ne è arrivato un altro adesso di pop-it. Ma questi pop-it volano da soli. Oh mio Dio. Guarda, ho portato un caro mio amico che spruzza da solo. Oddio, anche questo spruzza da solo, i pop-it si schiacciano da soli e il gel spruzza da solo. Sapete perché mi metto il gel?
perché quando si torna a casa da scuola si mette sempre gel, per poi aver toccato, non so, le scale, le maniglie delle scale, la porta, non so, poi hai toccato i lavandini, tutto quello che tocca. Ah, il banco. Diciamo che da invisibile è diventata anche più intelligente, più saggia. Mamma, 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 questa parola mi sembra di averla già sentita, ma non mi si addice. No, mamma, chi potrebbe aver detto mamma in questa casa dove io sono da sola e c'è un fantasma? Vedete, non c'è nessuno. Vedete, sono sola. Non c'è assolutamente nessuno, ma le sedie in cucina si stanno muovendo da sole, perché le sento che si muovono le sedie in cucina, e quindi andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Però mamma, dai, adesso smettila, lo so che stai facendo finta. Ma io, Vanessa, non ti vedo davvero. Il problema è quello, che non sto fingendo, vedo quello che tu fai, le azioni che compi, ma non ti vedo, non vedo, non c'è nessuno, non saprei dirti dove sei, cosa stai facendo. Beh, secondo me stai facendo uno scherzo, perché tante persone fanno gli scherzi, questo secondo me è uno scherzo. No, mi dispiace, non ti vedo. Ma sì, dai, ma chi se ne frega? E anche se non ti vedessi, amen, vorrà dire che ci parleremo e basta. Non vedo quanto crescerai, non vedo quello che farai, ma forse per te sarà anche meglio che io non veda determinati. Aspetta, però se non mi vedi, posso uscire di sera. Perché tu vuoi uscire di sera? Posso andare a giocare con le amiche. Perché le tue amiche escono di sera? No, però faccio allora. A cittadinare. Dove devi andare, che sei piccolina? Mamma, io voglio che tu mi vedi, così possiamo fare tante cose insieme. Oh, amore. Ma non ti vedo, non so cos'è successo. Secondo me è stata colpa del temporale, perché ieri sera è andata via la connessione internet per diverse ore e forse oggi sei andata via tu. No. Dai, amore, che stavo facendo uno scherzo, amore mio, la mamma ti vede, ti vede, ti vede. Capisci che sei sempre bella? La mamma ti vede, a te, a tua sorella, e ti vedrà per sempre. Ti sei spaventata? Mica tanto, non mi sembravi tanto spaventata, eh? Vero? Eri abbastanza tranquilla. Arriverà la vendetta. Tranquillo, tranquillo. Va bene, dai. Allora salutiamo i nostri amici. Ciao amici, speriamo che il nostro video vi sia piaciuto e ci vediamo. No. Ah, come morbido! Che bello! Oddio! Mamma, che meraviglia! Sì, a me gli slime piacciono, forse sono una delle poche mamme a cui piacciono gli slime. Un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao! Con le mani tutte sporche.